Eppure tu mi chiederai di muderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati nel bosco delle nebbie dense, un rifugio per allora? Il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa. Buonasera, sono Elena Pilato, sono fondatrice da questa sera. Ci troviamo presso la Casa dei Popoli per la premiazione del premio di poesia 8 milioni. Il CD che state ascoltando è la musica di Enzo Salvia, Le bugie dei sogni, e tra l'altro è anche la colonna sonora dell'edizione di questo premio di poesia. Questa è l'ultima serata e abbiamo trascorso bellissime serate, 8 per la precisione, qui presso la Casa dei Popoli, dove c'è stata appunto allestita una mostra d'arte. Siamo in compagnia dell'artista Gabriele Sandra Schrede, che durante queste serate ci ha omaggiato della sua arte. Buonasera Sandra. Buonasera, diciamo, è questa occasione, soprattutto vorrei ringraziare la Casa dei Popoli che ci ha accolto tutti con molto calore, ci siamo trovati benissimo, è stata un'esperienza veramente stupenda e questo è quello che conta, e soprattutto diciamo, abbiamo conosciuto tante amiche in arte e è stata un'esperienza veramente stupenda, grazie a voi tutti, alla tua associazione Villa e alla Casa dei Popoli e tutti quelli che diciamo, ci hanno sostenuto in questo. Grazie a lei Sandra. Adesso presentiamo l'artista Francesco Mazzella. Buonasera Francesco. Due parole insomma circa le impressioni di questi giorni qui alla Casa dei Popoli. È stata una bellissima idea, ho visto che è stato un bel successo. Mi farebbe quindi questa esperienza? Assolutamente, io penso che è una cosa che senz'altro si rifarà, no? Evidentemente con la quinta edizione qualcosa evidentemente ancora maggiore, perché poi tutto è incominciato, tutto è fare delle cose molto carine. Ho visto che c'è stato un po' tutti gli artisti, pittori, appunto poesia, eccetera. E non ti sdico anche io di fare una poesia, visto che una volta mi. Va bene, magari appunto per la prossima edizione sarà un piacere averci di nuovo tra di noi. Grazie, è stato bellissimo. Grazie. E adesso presentiamo l'artista Fermina Migliaccio. Buonasera Fermina. Ciao, buonasera. Come sono stati questi giorni qui alla Casa dei Popoli? Ti è piaciuta la mostra? Sì, la mostra è bellissima, ho conosciuto degli artisti eccellenti, un ambiente molto gioioso, diciamo, bellissime le poesie che sono state presentate, è stata un'esperienza nuova e gratificante. Mi piacerebbe partecipare anche con una poesia, magari il prossimo anno? Oddio, guarda, non credo di avere l'aspirazione da poetessa, non sono brava con le poesie, magari potrei ritrovare in qualche altro quadro. Vabbè, sì, infatti no. La sua tecnica appunto è molto particolare, piacevole. Grazie a Fermina Migliaccio. Adesso presentiamo la prossima artista, Magda Kismet. Buonasera Magda, quale impressione su questi giorni trascorsi qui alla Casa dei Popoli? Per me è stata una splendida esperienza tra persone corte e creative appunto, in un ambiente abbastanza confortevole e originale. Le piacerebbe partecipare anche con una poesia magari per il prossimo anno? Ci proverò, io ogni tanto scrivo qualcosa, non le possiamo chiamare poesie ma sono pensieri poetici. Va benissimo, grazie. Prego. Presentiamo adesso
la prossima artista Enrica Soligon. Buonasera Enrica, qualche impressione su questi giorni qui alla Casa dei Popoli? Le è piaciuto partecipare? È stata una bella esperienza nuova, incontrando diversi tipi di arte, quindi è sempre una cosa che fa crescere. Le piacerebbe partecipare ancora in questa certo, sera? Sempre disponibile per queste cose, per questo. Certo, va benissimo, grazie. La prossima artista, Anna Maria Di Meglio. Buonasera Anna Maria. Qualche impressione su questi giorni trascorsi qui alla nostra? Sinceramente mi sono divertita tantissimo, bellissima esperienza, è un posto accogliente, molto bello, carino, qualcosa di nuovo, anzi ringrazio Pasquale che ci ha accolti, ringrazio a Bruno che ci ha dato la possibilità di esporre, cioè di conoscere nuovi artisti, le piacerebbe rifare questa esperienza magari per il prossimo anno? Che no? Va bene, allora sarà sicuramente un piacere averla nuovamente tra di noi. Grazie ad Anna Maria Di Meglio per questa intervista. Quando poi scrivo davanti al computer. Abbiamo questa sera Pasquale Dragon. Buonasera. Stiamo preparando per Natale. Giorno 6 c'è la prima uscita. Questa è la parte iniziale della slitta, dove ci sono tutti le renne, gli animali del bosco, scoiattoli, orsacchiotti, tutto ci sta qui. Che lavoraci. Cosa ci riserva questa vita? Bellissimo con questo pony, particolare, mitico Klaus. Ci sono insomma tutte le atmosfere del Natale. Un mese intero di lavoro, più la settimana di preparazione della mega slitta. Qualche impressione su questa settimana qui trascorsa? Impressione a freddo o a caldo, siamo tiepidi davanti. Ma è vero che l'arte viene un poco, ma non disertato, credo che la gente debba essere avviata, diciamo, acquistata. La gente si resta sempre restia appunto, che da molti anni sono appunto l'associazione della corda ultra ventennale. Ho pensato che vado io da loro, perché andare in piazza e avere 3-4 mila persone per me è una cosa naturale. Poi organizzi tutto questo tempio, sta mostra, vai a chiappare l'artista, metti qua, cerca di fare qualcosa, perché è difficile mettere insieme tanti artisti, poi gli stessi artisti dovrebbero trovare loro, diciamo, un'autosufficienza attraverso degli sponsor, portare qualcuno, insomma. Fare anche però, quindi un passaparola, trovare qui è la mostra che si vende. Chi non mostra non vende, ma un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo. Lo dico. Questa da... è una sua frase celebre? Me l'hanno detto tantissimi prima di me. Diciamo che l'arte comunque è bella metterla insieme,
però appunto l'arte comprende sia l'attività sportiva, diciamo il turismo, sport, cultura e turismo. Abbraccia comunque diverse realtà. Sì. Questo è stato un mio grande progetto, sport, cultura e turismo attraverso la vacanza studio. Vacanza studio vuol dire anche arte, questo ha oltre 20 anni. Ma non lo so, ormai andiamo avanti senza dire. Un'impressione a freddo. Volevo fondare. No, non l'ha registrata. Mi registra. No, no. Vabbè, posso. Un appuntamento con l'arte, che capisci? Vado. Abbiamo questa sera due visitatrici, la signora Patrizia, buonasera. Buonasera. E la sorella di Pasquale. La sorella di Pasquale, buonasera. Maria. Qualche impressione circa questi giorni trascorsi qui, un po' sull'antologia, sulla mostra, insomma, cosa ne pensate? Bene, da parte mia dico subito che mi ha fatto un gran piacere che ci fosse un cenacolo a casa di mio fratello, naturalmente, e quindi di conoscere altre persone e di vedere vecchissimi amici. E poi naturalmente tutto questo unitamente al piacere di aver ascoltato delle bellissime poesie e altre cose molto interessanti, per esempio come la lezione di Gianni Bruno. Grazie. Grazie a voi. Signora Patrizia, lei cosa ne pensa di questi giorni trascorsi qui alla Casa dei Popoli? Diciamo che io non è che sto molto in questo campo, però sono rimasta molto entusiasta, grazie per aver partecipato e pure complimenti a tutti gli artisti, tra sia cose di musica, pittura, scultura, un po' di tutte le cose. Un grazie veramente, un bravo a tutti gli artisti. Grazie, grazie a lei. Grazie a tutti. Abbiamo questa sera due visitatori. Salve, buonasera. Cosa ne pensa di questa mostra qui alla Casa dei Popoli? C'è qualche opera che l'ha colpito in particolar modo? Di essere tentato, perché io sono il marito che anche ha esposto Diana Maria Di Medici, però devo essere sincero, ho colto diversi aspetti positivi, diciamo, certo. In molte altre artiste particolarmente, stanno alcune, forse una di queste è lei, questa in primo piano qua, questi quadri che riesco qua a vedere in primo piano, collage in primo piano. Ritengo che ci siano degli elementi interessanti in questa pittrice, forse lei, in quest'altra, in quelle incisioni, pure c'è molto interesse, ci sono elementi che possono essere colti per me, diciamo, come anche discorso futuro, ci sono i presupposti per, diciamo, per migliorarsi e per andare avanti. Vedo che ci sono persone di diverse età, quindi per alcune sarà un discorso di consolidamento, per altre sarà un discorso del futuro. E come tutte le manifestazioni culturali, gli aspetti si integrano, sono, diciamo, è proprio questo il bello della collettiva, la pluralità e diversità di tecniche, di culture, di esperienze. Sì, è anche un momento appunto di condivisione. Questo serve cambio di idee. Questo serve per maturare ai più giovani e a consolidare ciò che le esperte più mature possono, diciamo, affermare in quanto possibilità di verificarsi nelle esperienze collettive. Io sono sempre convinto che le nostre, specialmente le collettive, hanno un grande fascino, un grande valore, e che non
un grande fascino, un grande valore, quindi le apprezzo sempre, quindi partecipo moltissimo alle manifestazioni culturali. E invece per quanto riguarda le poesie, c'è stata qualche opera? Le poesie devo essere sincero, non ho avuto grandissima opportunità di verificarle, perché non ho avuto il tempo e la possibilità di leggere e di ascoltarle, perché non ho partecipato a tutta la manifestazione. So che sono stati premiati per premiate opere e poesie interessanti, avrò l'opportunità e vi sarà lo stimolo per andarle a leggere queste cose, quindi verificare poi effettivamente, quasi sicuramente troverò gli elementi positivi che hanno, diciamo, spinto anche questa commissione poi a valutare e a premiare le opere, certo, che sono state quindi premiate. Il premio è la prima volta che l'ho vinto, che partecipo, perché tramite mia moglie siamo arrivati a questa manifestazione, quindi posso solo dire che la piccola esperienza che ho avuto mi consente di cominciare a ragionare in modo diverso su questo premio e avrò modo di apprezzarlo forse in futuro di più, sicuramente, perché fino ad oggi non ho gli elementi per poter essere, diciamo, per dare una vita positiva, non ho gli elementi per poter essere. Va benissimo, grazie. Amica di un'intervista. Rilasciare l'intervista, possiamo intervistare. Sono molto fiero di questa bella edizione, che credo che valga la pena per ogni anno di farla e avere la possibilità di avere sempre più gente letterale e che possano dare un poco di sviluppo alla nostra isola. È più appassionato dall'arte o dalla poesia? Cosa le piace di più? Ma comunque l'ho fatto io, è stata la prima volta che sono venuto qui e sono veramente felice di essere venuto e di vedere questa bella mostra di pitture, che io sono veramente innamorato della pittura, mi fa piacere anche io da piccolo mi sono sempre un poco dilettato a fare quadretti e comunque mi ha fatto molto piacere di essere presente stasera qui. Va bene. Grazie. Allora, in tutto questo ce n'è una molto bella, si chiama Ecorn, e la sai della filosofia del cornuto. Quanti problemi. Ognuno di noi nasce con un destino, a certo va, poi torna. Chi nasce con destino e porta a scartellare dei rini, e chi nasce con destino e porta in corno. Cari signori, che già fa sentarsi, l'ha già presa, si pensava raggiunto da quel corno, ma non a tal punto da sentire offesi. È stato ieri un giorno che romanda, rigenemo con una renda a mezza mano, Marit, siete stato un triste amante, vedete, sta lì, fatta un giro attraverso tutto Palma e poi ritorna. Ah, portava in mia mano San Martino, santo protettore dei cornuti. Caro signore, che faccia di voi questa linea? Ma no, una voce interna mi succede. Leva l'occasione, non c'è che dire, non c'è che fai la solita canzone. E corni da tutti risaputi, è una cosa eterna. La stessa dama stava in paradiso, eppure donna Eva l'ha traduta. Perciò, coppa a questi corni, ha fatto un sorriso, che pure Napoleone era cornuto. No. Ancora carnevale. Ha detto la livella. Tosta e lunga, complicata. Ma questa fa parte della collezione? Sì, no, vabbè, quello è il mio proprio. Un giorno a Napoli... Uno dovrebbe vederle queste cose, perché veramente sono a volte delle situazioni incredibili. Stavo facendo una manifestazione con questo amico mio che tiene un centro grandissimo lì, sempre nell'ottava municipalità, a Scampia, una cosa di 10.000 metri, una cosa di... Stavo facendo una manifestazione a Piscina, no? Che fa parte di questa ottava municipalità. Mentre all'improvviso c'erano tutti i giocolieri, salti in banchi, coreografi, ballerine, tutta questa gente, oh, all'improvviso musica a tutto volume, viene uno e dice: per fuori, potete abbassare un po' la voce, ci sta l'esempio, un funerale. Da papà, la 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 la
ho pieno quarti d'ora per andare, non è una barzelletta, è vera. Ma fuori, potete lasciare, no? Ci sta un funerale. Tra. Non è frenuto, non è finita. Alloppi, i miei sorri venenati, ci potete lasciare un po'. Forse va! Parola mia, non è uno scherzo! Allora mi ha detto una storia. Tre muore, tre cose, cioè, tutta una cosa, io non... Chi l'ha una barzelletta? L'amico mio. Poteva essere una scusante, scusa. No, era vero, qua scusami. Io perciò uno... Allora, devi capire che la fantasia non supera mai la realtà. Perché la realtà è la fantasia massima. Può darsi pure che erano morti tutti nello stesso... Allora, nella stessa... Vabbè, ma noi stiamo parlando di posti, siamo abituati all'isola di Ischia, dove Ischia tiene 10-15.000, la fan è una municipalità che conta 100.000 abitanti, cioè stiamo parlando di cose, di numeri enormi. Però chi lo momento... Allora, amica, zac, musica abbassata. Sapete, quando non c'è musica, non c'è cosa. Proprio 5 minuti la gente sono guardato, si stavano alzando, quando ha visto così Massimiliano, l'amico mio presentatore, gli stava appunto a tutti, già hai capito Castemia. E adesso il mite come un l'eroe, l'eroe dei mondi, perché dall'isola della capito, mi può Massimiliano, sto prendendo, mi farà una, ci facete una sceneggiata a livello, ma una sceneggiata! Quando Marchesa vita morta prima poi cominciai con la filosofia vita morta che li dovevo e falla di lui. Scusi, è lei quel signore che si veste di Totò che fa no di Totò l'ho visto almeno a settembre. Ma quanto tempo fa? A settembre, all'inizio di settembre c'era la serata ma forse veniva da Napoli. No, uno a Ischia, uno sul Renato fatto uno stava. Vabbè, ma tanto tempo fa. Grazie all'acqua messa. Sì, sì, sì. No, io non mi avessi dato dopo perché non mi importa. Io recito dopo. No, ho chiesto, No, c'è a Ischia uno che faceva proprio questa cosa. Allora. Curiosità. A chiappamma piglio un microfono. Mi inizia a guardare un attimo, inizia a fare filosofia, la vita, la morte, il centro, l'anello che si unisce, la nascita si unisce alla morte per la vita nostra immortalità. Insomma, tu non sai che stronzate, che cazzate, no? Poi mentre stai parlando che sarà a livello è quello strumento che usi il curatore per livellare il muro. Chi lo può dura, no? Dura, è lunghissima la livella. Ah, Fricetto, dura 25 minuti! All'ultimo, ma vi giuro, la gente... Piangeva così, ho provato di piangere. Vai e pure la sono passata, Isa voce! Ti giuro, guarda che fu una. Che ne se ne stai venendo tutto quanto? Sì. Volevamo salutare perché non ci è fatto tardi. Che stanotte? Com'è che stanotte? Come dice niente? Uno strilla. Anzi, mi sa un po' tutta la casa, ma mi sa zumba come una gorilla e non mi faccio ancora persuasa, ma come lì, poco tanto sonno, io mi sono aiutato a fare più malamente. Sti sonno sono sonno che da poter fare umanisti e chita con maniere. E si va all'erta, coppa a una montagna, tutta una tratta, sentono la mente. Dice, andava a me, chi stiamo viendo? Un pizzato sì, era sull'agna, era solitario. Piglia e mi venga per un canalone e vedo sotto un albero piangente non fosse ginepre da cupolone e soprattutto gestivano serpente. Aiuto! Un povero animale si mettette a Luca con tutto usciato appena mi paretta. Salvatemi, mi vorrei asfissiare. E che ti ha combinato in sta maniera? La dimannai mentre... liberava. È stato un signore ieri sera, mi rispondette, e già se ne pigliava. Se non ero buio, il camurevo, facetemi abbracciare mio salvatore. La riconoscenza del serpente, ma sarà voglia attorno e sa stringere, un po' bestiata.
Madonna, l'astma di ricetta, un vica i moro. Ma cosa prende Giovanni? L'astma di ricetta, un vica i moro, sì, questo ce l'abbiamo già detto. E chiaro che la forza mi mancava. O cuore mi sbatteva forte. Lui c'ha fora, mentre un serpente gli stringeva la forza. Questo è un ringraziamento che tu porti. Che stia la conoscenza che tu tieni? A chi l'ha fatto bene, che sto fuori? Che si contento quando vi porti. Amico mio, serpente, io sono venato. Chi nasce sempre è vano senza cuore, perciò da già mangiare. Ma non ti scordate che all'uomo ci disse, faccio peggio ancora. Ciao, buonasera. Ti accompagno. Metafora. Dico ancora, ancora una volta di Bruno Mancini. Metafora. Fuggiasca sulla luna, un sabato d'inverno. Ignazia accetta intrighe e seduzioni, poesie di immacolate tentazioni. L'ombra riparo d'olmo e le certezze, sogni. Incredulo di lei nel volo di farfalla mi fingo un albero, magari una foresta di fiori e foglie. Incredulo in lei nel tuffo di sirena divento mare, magari oceano senza fondo. Metafora del pianto sarà di nuovo ticchettio delle mie notti. L'allegoria di Ignazia sbiadita in altri approcci, scanditi e vuoti, incontro a nuove fughe. Non so con chi, ma sì, un'altra volta ancora, noi scopriremo insieme leggende di anatemi, il pozzo di rifugio, le pagine di Proust e di Neruda. Ah, conosco titolo, l'autore è sconosciuto. L'autore è sconosciuto. Di Bruno Mancini ora conosco. Violenze. Violenze, i tempi dei tuoi orgasmi, le dolcezze attese dai tuoi segni, struscianti tra le seggiole mai vuote, in ordine allineate alle pareti struccevoli del tuo cervello, nevrosi estasi, gli squilli e le grancasse, le mai abbastanza maledette prudenze, il finto vero pizzo nero, scomposto, allucinato, tutte le volte che un altro più di me ti ha roso il cuore, violato l'anima, trafitta la tenerezza del tuo incantesimo, neppure osando avvicinare all'estrema solitudine del tuo amare. Conosco i cori ingordi nell'attimo d'amore, inutile, ancora tormento, e non mi manca forte tentazione delle tue scelte, è un limite. È un limite di fuga verso umane debolezze, che poggio tra rigide piastre, mai esauste, costanti, ottuse. Se fuggi o se ritorni, segno indelebile il tuo, ha scardinato, oggi come ieri, la persuasione immobile nel mio dominio sul sigillo. Il nuovo conto non cerca trionfi, ma libera certezze. Se ammetto un brindisi alla complicità, non sono ubriaco e ne sono matto. Dai, così la leggi pure me. Secondo grafino. Domani fosti mia, di Bruno Mancini. Malefico marranno, stacco, cancello, inverno, l'account. Io sono pronto, e tu? Senza pietà, per me che ti vorrei, poesia, malia, stronzissima puttana, edicola votiva per i fermenti a volte culturali, nemmeno sempre
forse mai, sbavanti e traboccanti dai gangli del cervello fino al sesso. Domani fossi mia, poesia, follia. Sea of bodies, embarking on what halfway a new leader emerged, sitting there. It's a lot of things. But it's anybody's race, so 214 in the marathon is very little experience. I think... Okay, now it's still the leader. For New York City Marathon is Orlando Pizzolatto. Potremmo